Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video che sarà un video in collaborazione con Low Cost Channel 01 e questo è un video che abbiamo fatto anche per lo scorso anno e abbiamo deciso di riproporvelo anche per questo anno, ovvero sarà il video dei must have low cost dell'anno appena passato, ovvero il 2012. Questo è un prodotto che è stato anche un must have del 2011 e che ho continuato a utilizzare per tutto il 2012 e trovo appunto che sia un validissimo prodotto. Sono le Long Lasting Stick Eyeshadow di Kiko. Io ho la 16, la 12 e la 6, ma uso principalmente appunto la 6. La 6 è anche un promossissimo di questo ultimo periodo perché è un colore molto natalizio, capodannesco, se così si può dire, appunto. È questo colore qua. Hanno molteplici usi questi long lasting, ovvero si possono usare sia come base per l'ombretto. Io li uso anche come linea di eyeliner prelevandoli con un pennellino d'eyeliner. Si possono utilizzare appunto come ombretto, che è la sua funzione principale, e appunto hanno questi tre principali utilizzi. Io li uso anche nella rima interna dell'occhio. E durano davvero tantissimo. Infatti vorrei comprare quello nero per utilizzarlo appunto come matita nera, come kajal. Il prezzo si aggira intorno a 6,90 euro se non erro, ma ora sono in offerta a 4,90 euro, quindi li potete trovare in offerta. Io andrò sicuramente a prenderne un paio, quello nero Un sicuramente. altro prodotto assolutamente low cost e validissimo sono questi ombretti waterproof di Astra, i Soul Color, che sono usciti in due collezioni, se non sbaglio. Quindi prima 6 ombretti e poi altri 6. Questo è della prima collezione ed è il numero 03. Ed è questo color bronzo. Anche questo è un prodotto validissimo che si può utilizzare sia come base per l'ombretto, sia come ombretto e sia come eyeliner. E questi sono stati questi ombretti sicuramente dei must have per questo 2012. Un altro must have per questo 2012 sono sicuramente i pigmentini Essence usciti da poco, quindi da 2-3 mesi, se non sbaglio anche qua. Sono questi pigmentini davvero molto molto belli e validi. Questo qua che ho io è lo 02, sono 1,8 grammi di prodotto da utilizzare entro 6 mesi. Costano all'incirca 3 euro, quindi 2,99 euro, e sono pigmenti validissimi, che anche questi non hanno nulla da invidiare a pigmenti più costosi. E sono veramente molto belli, anche le colorazioni sono colorazioni molto belle, non sono colorazioni scontate, quindi sono anche particolari. Questo per esempio è un color bronzato dorato, se non si fosse capito adoro questo tipo di colore, infatti tutti i prodotti che vi sto mostrando hanno questo colore in pratica. E io lo adoro, l'ho utilizzato per fare il trucco di Capodanno e davvero dà una luminosità all'occhio bellissima. Poi questa qui è una matita per sopracciglia di Madina, la 05. Sono 1,18 grammi di prodotto da utilizzare in 36 mesi. È appunto una matita che ha da una parte la mina, dall'altra il pennellino per sfumarla. È la mia matita per sopracciglia in assoluto preferita. Il colore è proprio quello che si adatta bene a un tipo di capello biondo scuro, castano chiaro, quindi veramente un colore perfetto che si adatta alle mie sopracciglia in modo perfetto. La utilizzo giornalmente e questo è quello che è rimasto della matita, che era parecchio parecchio lunga. Ne è rimasto ancora tantissimo, sebbene io ce l'abbia da un paio di anni. Davvero ne basta pochissimo di prodotto perché è molto scrivente, appunto una media consistenza tra non è né dura e né morbida, quindi una giusta durezza, se possiamo chiamarla così, per disegnare le sopracciglia al meglio. È
molto duratura, perché io magari la metto la mattina e fino alla sera ce l'ho ancora senza utilizzare un mascara fissante, un gel fissante appunto per le sopracciglia. Quindi mi piace davvero tantissimo. Mi ricordo di averla pagata 1 euro. L'avevo presa con un'offerta che c'era da Madina, che se acquistavate 10 matite appunto le pagavate 9,90 euro. Quindi l'ho pagata intorno a 1 euro. Penso che il prezzo sia di 1,90 euro, comunque prezzo pieno, quindi neanche troppo. In ogni caso, una matita assolutamente low cost. Per quanto riguarda il mascara, assolutamente un must have di quest'anno, ma forse lo è stato anche dell'anno scorso, è questo trattamento allungante ciglia di Kiko da giorno. C'è anche quello da notte, è questo appunto il 30 Day Extension. Cosa dire di questo mascara? Allora, lo scovolino è questo. Non è di quello con le setole naturali, ma è quello appunto in gomma. Adesso non so di che materiale sia fatto. E dà sulle ciglia un effetto naturale, quindi non dà un effetto drammatico. Ma la cosa migliore è che appunto migliora veramente un sacco, le vostre ciglia. Se usato regolarmente, io ho notato davvero dei miglioramenti. Quindi questo prodotto è assolutamente vero quello che dice. Inoltre lo trovate in offerta 3,90 euro spesso e volentieri, quindi se lo trovate in offerta provatelo e magari fatemi sapere come vi siete trovate. Poi abbiamo questo correttore che ormai state vedendo sicuramente in un sacco di video. È diventato il mio correttore preferito dal momento in cui l'ho ricevuto da Caterina, che ringrazio ancora perché è veramente un correttore magnifico. È il correttore cancelletà della Maybelline. Contiene 6,8 grammi di prodotto, una scadenza di 6 mesi. Il prezzo si aggira intorno ai 7-8 euro, che non è poi così tanto low cost, però ovviamente ci sono correttori che costano molto di più. Quindi l'ho inserito nei prodotti low cost. Ha appunto la sua spugnetta per applicarlo, che rende molto facile l'applicazione. Si gira appunto qui la rotellina e fuori esce il prodotto. È un prodotto eccezionale secondo me. È coprente e allo stesso tempo illumina molto la zona. Io lo uso per correggere sia le occhiaie e sia le imperfezioni. Devo dire che le occhiaie le corregge davvero benissimo, le imperfezioni non totalmente, però veramente per le occhiaie è fantastico. Io ve lo straconsiglio e sicuramente una volta finito lo riacquisterò. A meno che nel 2013 non escano correttori migliori. Passando ora ai rossetti, ve ne mostro due che mi sono piaciuti particolarmente quest'anno, ovvero questo qui della linea base di Elf, che è il Gypsy, ha una scadenza di 12 mesi, scritto in piccolissimo, quindi non lo vedrete, e la quantità era scritta nella confezione che non ho più. Il colore è questo. Ed è molto più scuro da quello che vedete voi. A parte la pigmentazione, che è fantastica, la morbidezza di questo rossetto è la durata che mi piace particolarmente. Dura davvero un sacco e per costare solamente 1,70 euro è davvero un prodotto validissimo, sia per la sua durata, sia per la pigmentazione, eccetera. Secondo me non gli manca niente. Non ho mai applicato questo rossetto con una matita sotto, con una base labbra sotto, quindi magari dura ancora di più, però appunto non ho una matita labbra che si avvicini a questo colore. È secondo me un rossetto fantastico. Se fate un ordine da Elf provatelo perché costa davvero pochissimo, 1,70 euro e che altro dire, a me piace davvero tantissimo. Ho anche un'altra colorazione, ma è più aranciata e non mi sta particolarmente bene, quindi non l'ho testata per il meglio, però con l'anno nuovo voglio sicuramente provare altri rossetti di questa linea. Un altro rossetto che mi piace davvero un sacco è questo qui di Bella Oggi, della linea Le Rouge, il numero 11. Ecco qua la scritta Bella Oggi.
Questo contiene 4 ml di prodotto e ha una scadenza di 25 mesi. Il colore è questo ed è un mattone un po' che vira al malva. È un colore molto particolare. Eccolo qua. Anche questo molto scrivente, molto morbido e molto molto duraturo. Veramente questo rossetto ha una durata estrema, eccezionale, senza applicare ovviamente una matita sotto e una base. Ha veramente una durata eccezionale. Io ci mangio anche con questo e non dico che è lì perfetto, però il rossetto c'è ancora. Quindi quando mi strucco vedo che il rossetto comunque viene via. Per quanto riguarda i fondotinta invece ve ne mostro uno minerale e uno non minerale. Allora, questo lo inserisco nei low cost per il semplice fatto che si trova in offerta a 5 euro. Il prezzo iniziale, diciamo così, è di 15 euro se non sbaglio, su per giù a quel prezzo lì. A parte il fatto che fondotinta minerali hanno tutti questo prezzo, quindi non esistono fondotinta minerali low cost e high cost, perché anche Neve Cosmetics o Jade Minerals appunto hanno tutti questi prezzi, se non superiori. Però questo qui lo trovate in offerta a 5 euro, o almeno io l'ho comprato in offerta a 5 euro in negozio, quindi credo si trovi ancora. È tantissimo che non vado da Sephora, magari fatemelo sapere. Sono appunto 3,2 grammi di prodotto. Il mio è nella colorazione Light Clair 15. Non è segnata la scadenza, il PAO non è segnato. Ed è appunto questo fondotinta minerale che avrete visto in un sacco di miei video, che ormai è quasi terminato. Quindi mi interessa anche a me sapere se si trova ancora o meno, perché appunto lo vorrei ricomprare. Come vedete è praticamente alla fine, ne ho pochissimo e io questo lo utilizzo giornalmente, quindi mi serve assolutamente un sostituto oppure un altro di questi fondotinta. È secondo me un validissimo prodotto, è molto leggero sulla pelle, uniforma bene l'incarnato, non è coprentissimo ovviamente essendo minerale, però si stende molto bene, non fa appunto chiazze, eccetera. È secondo me molto valido. Mentre per quanto riguarda il fondotinta liquido, io utilizzo questo di Essence, il Clear Matte. Il mio è la colorazione 01 porcellana, sono 30 grammi da utilizzare entro 12 mesi. Lo sto utilizzando molto ultimamente perché ho uno sfogo tremendo sul viso da un mese a questa parte, che sto capendo a cosa è dovuto, perché ho cambiato due prodotti ultimamente nella mia skincare e nella mia routine di trucco giornaliero, quindi voglio capire qual è di quei due prodotti per parlarvene. E questo qui non mi sta dando problemi, quindi lo utilizzo come fondotinta per avere una coprenza un po' più alta di questo. In realtà, a volte, quando la situazione è davvero grave, applico sia questo che sopra questo. Lo utilizzo come cipria, però è un po' più coprente, ovviamente. Sotto applico anche il correttore, quindi questo qua non è sufficiente da solo, però appunto ha una coprenza media. E per costare intorno ai 4 euro è un buon fondotinta, quindi una buona alternativa ai fondotinta costosi. Ovviamente non ha una coprenza altissima, che non consiglio a chi ha magari l'acne, perché non vi coprirebbe tutto quello che c'è da coprire, però appunto a chi ha qualche imperfezione questo qua va benissimo se utilizzate anche un correttore sotto. Come base dell'anno vi mostro questa qui di Elf, sempre della linea base, che costa 1,70 euro. Non ci sono scritti grammi, eccetera, perché è scritto tutto sulla confezione in cartone. È la base solita che avrete visto un milione di volte con l'applicatore fatto a spugnetta. Non ho ancora trovato una base che mi soddisfi più di questa e che sia low cost, quindi inserisco anche questa nei must have del 2012. Non ho eyeliner da inserire perché non ho trovato degli eyeliner che sono secondo me eccezionali, infatti sono ancora alla ricerca di un eyeliner perfetto.
Non ho ciprie perché appunto utilizzando il fondotinta minerale non applico la cipria. Blush potrei mettervene una caterva veramente, però lì sta molto ai gusti, ai colori. Anche per gli ombretti, per quanto riguarda gli ombretti, vi ho inserito i pigmenti, l'ombretto appunto di Astra e gli stick eyeshadow che io ho utilizzato comunque come ombretti, non come base per ombretto. E in particolare ho utilizzato questi, non ho utilizzato chissà quali ombretti. Mi sembra di avervi fatto vedere tutto. Le matite anche lì sono alla ricerca di un casual perfetto. Proverò con gli stick eyeshadow nero e poi vi farò sapere. Io spero quindi di esservi stata utile. Fatemi sapere i vostri must have. E così possiamo scambiarci qualche opinione, così sono un'idea per i nuovi acquisti con l'anno nuovo. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze!